Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. La Procura di Taranto indaga sui controlli ambientali per lo stabilimento Ex Ilva con le ipotesi di reato di tentata concussione, falso e inquinamento ambientale. Il GIP Francesco Macagnano, su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto Maria Grazia Anastasia, ha disposto la proroga delle indagini nei confronti di tre persone. Secondo quanto riportano fonti di agenzia, si tratterebbe del 59enne Vincenzo Campanaro, dal 2019 direttore scientifico ARPA Puglia, del 55enne Francesco Astorri, responsabile sezione valutazione e controlli impianti dell'ISPRA, che ha firmato l'ultimo rapporto sui lavori di adeguamento in fabbrica, e del 67enne Mario Carmelo Cirillo, fino al 31 luglio 2021 direttore dipartimento per la valutazione e sostenibilità ambientale di ISPRA. L'indagine, avviata da tempo ma della quale si apprende ora, riguarda i lavori di adeguamento dello stabilimento tarantino a 10 anni di distanza dal sequestro dell'aria a caldo firmato nel luglio 2012 dal GIP Patrizia Todisco. L'ultimo rapporto dell'Istituto di Controllo sui lavori di adeguamento in fabbrica, relativo al primo semestre del 2022, firmato proprio da Astorri, uno dei tre indagati. Dall'efficacia degli interventi dipenderebbe proprio il dissequestro dell'aria a caldo, elemento al centro della trattativa Invitalia ArcelorMittal. Convocata per questa mattina dal presidente Piero Bitetti un'altra seduta monotematica del Consiglio Comunale di Taranto. All'ordine del giorno la redazione del PUG, il piano urbanistico generale della città. La questione vedrà al centro la ridefinizione del futuro sviluppo urbanistico del capoluogo ionico a distanza di quasi 45 anni dall'approvazione dell'attuale piano. Un primo step istituzionale per confrontarsi sul contenuto del PUG, il cui progetto è stato affidato dall'amministrazione a un team di professionisti il cui coordinatore è l'architetto Francesco Carrer, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché ordinario di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma. È capitata l'occasione di già lavorare al cosiddetto documento programmatico preliminare del 19, quindi ho già dimestichezza sia con la pianificazione ma soprattutto con la città, una città che ho imparato ad apprezzare, a conoscere, a calpestare camminandoci. E il piano cercherà di raggiungere gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge, quindi sostanzialmente ad una transizione verso un modo di essere più di qualità, una vita migliore, naturalmente condizioni fisiche anche migliori per rendere appunto la vita fisica migliore, e cercheremo di operare una transizione verso l'ecologia con gli strumenti che ha la pianificazione urbanistica, che sono strumenti connessi alla disciplina del suolo, alle forme di uso appunto del suolo, le aree verdi, i parchi, i giardini, le aree di servizio. Queste sono le possibilità che innescano però altre possibilità, che sono quelle dello sviluppo, dell'attrazione e tutti gli elementi che naturalmente servono a rendere la città più competitiva, anche in qualche modo nella prospettiva di un aumento della sua base demografica, sia in termini di piramide d'età che in termini quantitativi assoluti. I carabinieri di Massafra hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura a 6 persone, 5 in carcere e una agli arresti domiciliari, accusate a vario titolo di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, rapina, minaccia aggravata con l'uso delle armi. Dalle indagini è emerso che gli indagati avevano messo in piedi una redditizia rete di spaccio, 3 di loro avrebbero anche commesso una rapina ai danni di un loro coetaneo pallagionese, potenziale concorrente nel traffico. L'acquisto e la cessione di droga, alla quale gli indagati erano soliti riferirsi con vari nomi, quali Maria, l'amica, il cioccolato, avvenivano nei confronti di numerosi acquirenti. La droga invece veniva nascosta in posti ritenuti sicuri, vani contatori dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ubicati nel centro abitato. Sequestrate infine diverse dosi di cocaina e circa 1 chilo di hashish. Al Marta oggi è stata registrata l'opera Il sogno di Marzia. Il quadro sonoro, composto dal maestro premio Oscar,
Dario Marianelli, ispirato per l'appunto al Marta. Esecuzione della Orchestra Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire. Originale l'inserimento dell'antico strumento musicale Aulos, suonato dal maestro Barnaby Brown da Cambridge. Inquadrando poi il QR code ci si può trascinare in un viaggio dove le opere del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si trasformano in musica d'autore. L'erba del vicino è sempre più verde? Un altro successo di pubblico e di critica al Teatro Orfeo per Carlo Buccirosso, attore, regista teatrale e commediografo italiano, vincitore del David Donatello per migliore attore non protagonista nel 2015. Uno spettacolo che fra battute, risate e colpi di scena ha divertito e soprattutto lasciato spazio alla riflessione. Una storia intrigante, misteriosa, interessante, come dice lo stesso autore Buccirosso. Alla fine non si sa chi è morto, chi è stato e come è successo. Questa insoddisfazione umana, no? Era quello di cui volevo parlare io, oltre a costruire un giallo, un noir molto divertente. Però il tema, insomma, è quello espresso da questo detto, da questo proverbio che io non ho mai amato tanto, però poi mi è venuto in mente quando mi hanno chiesto il titolo di questo spettacolo. Io ho deciso di chiamarlo L'erba del vicino è sempre più verde, anche se poi in effetti io non avevo ancora scritto nulla di questo spettacolo. Purtroppo funziona così, entro marzo devi consegnare il titolo e io in genere scrivo a giugno, luglio, agosto, per cui ahimè ho consegnato il titolo senza però sapere, cioè senza aver scritto nulla, però sapevo perfettamente di voler scrivere qualcosa sull'insoddisfazione umana e anche di voler scrivere un giallo, perché ho unito le due cose, i due input sono questi, e quindi viene fuori una storia molto molto interessante, intrigante proprio e misteriosa anche, fino alla fine non si sa chi è morto, chi è stato e come è successo. La campionessa tarantina Benedetta Pilato è giunta a Melbourne insieme alla squadra azzurra in occasione dei mondiali di nuoto in vasca corta 2022 dal 13 al 18 dicembre, ultimo appuntamento dell'anno per gli atleti impegnati in vista di Parigi 2024. La formazione guidata dal direttore tecnico Cesare Butini si presenta con un team di livello. La Pilato rappresenterà la Puglia e la sua città all'indomani dei tanti successi conseguiti, doppio oro conquistato agli assoluti tricolore di Riccione un mese fa nei 100 e nei 50 rana. Il capitano Gregorio Paltrinieri guiderà tra gli altri, oltre la Pilato, anche Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi. Nel frattempo tifiamo per un'atleta nostrana che alla vigilia dei suoi 18 anni ha già messo a segno risultati importanti. Solo nel 2022 il titolo mondiale ed europeo in lunga nei 100 rana e l'argento mondiale ed europeo nei 50 sempre in lunga. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.